Buongiorno, e noi apriamo questo giro di cronaca andando a Siena, dove è in corso uno sciame sismico. C'è paura tra la popolazione. Andiamo in diretta da Iuri Guerranti. Sì, buongiorno, ci troviamo alla caserma dei Vigili del Fuoco di Siena, alle porte della città in zona Ruffolo. In questo momento qua all'interno della caserma è in corso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinato dal prefetto di Siena. Insieme a noi c'è il sindaco Luigi De Mossi. Ecco, la prima scossa alle 21:51 di ieri sera, 3,5 il magnitudo, poi altre 40, anche stamattina ancora 2,8. Sindaco, partiamo dai danni. I danni sono stati di vario genere e stamattina ci risulta che sia venuto giù una trave nel comparto civilistico del Tribunale. Ho parlato con il Presidente Carreri Palombi, sempre molto attento, e quindi hanno rinviato le udienze, hanno chiuso gli spazi del Tribunale sia in via Camollia sia in via Rinaldo Franci, dove c'è la parte propriamente penale. E per ora si sono registrati diversi interventi e ringrazio tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la prefettura, la questura per quello che hanno fatto, il volontariato, e ringrazio in prevenzione anche le contrade per quello che faranno. Ma non si lamentano, si lamentano dei danni, ma non si lamenta la necessità di spostare delle famiglie. Ecco, lei ha deciso già ieri sera, dopo la prima scossa delle 21:51, di chiudere le scuole e poi anche sono stati chiusi i due atenei cittadini. Sì, e questo l'hanno fatto i due rettori. Noi abbiamo deciso di chiudere le scuole per ogni ordine e grado, e ora abbiamo anche evacuato anche gli uffici anche comunali, e i teatri e i musei. Questo per mettere in sicurezza la città. La città sta rispondendo bene, devo dire che i cittadini hanno mostrato un grande senso civico, ma d'altronde i senesi sono così e anche coloro che abitano a Siena. Ecco, li abbiamo visti stanotte in tanti che sono andati con le macchine nei parcheggi, tantissime persone già alle 22 le abbiamo trovate nei parcheggi, fra l'altro temperature rigidissime durante la notte, tanta paura, questo è sicuro, insomma. Sì, tanta paura, ma anche tanto senso di responsabilità. Nessuno che ha avuto dei comportamenti particolarmente gravi. Quindi non posso che ringraziare le famiglie, tutte le persone che hanno dimostrato un senso civico altissimo. D'altronde Siena ha questa caratteristica. E quindi io do un messaggio molto preciso. Siamo sempre molto puntuali e vigili di quello che sta succedendo, e mi raccomando, qualunque cosa, telefonate in comune, noi siamo presenti con tutta l'unità di crisi che è qui riunita presso i vigili del fuoco, e quindi chiedo alla mia popolazione un senso di responsabilità che hanno già dimostrato tante volte anche in tempo di crisi. Per concludere, la Torre del Mangia è stata chiusa, c'è da fare anche delle verifiche, insomma il patrimonio artistico, storico-artistico di Siena è importante, è notevole e quindi su questo come sta andando? State già lavorando stamattina? Sì, stiamo lavorando sulle scuole, principalmente ovviamente su tutti gli spazi pubblici per verificare che non ci siano criticità per i ragazzi e le ragazze, e stiamo transennando anche Piazza del Duomo per evitare qualunque tipo di, siccome tradizionalmente i turisti stanno seduti sulle scalinate di Piazza del Duomo, quindi abbiamo attenzionato tutta la città perché si possa stare in sicurezza senza particolari fughe in avanti. Ringraziamo il sindaco Luigi De Mossi ed essene a tutto linea Roma.